È stata una bella estate con tante iniziative, con l'animazione sulle spiagge, ma tante iniziative culturali, cittadine, una vacanza per tutto il periodo estivo senza doversi spostare dalla nostra città. Tutti pronti per divertirsi insieme con la festa sulla spiaggia di pane e pomodoro in una città in cui l'estate non sembra realmente mai finire con l'evento Mare per Tutti, il gran finale. Progetto che dallo scorso 27 luglio ha animato le spiagge libere del Waterfront di San Girolamo, di San Cataldo e di Pane e Pomodoro, con l'obiettivo di favorire attraverso un servizio gratuito e prossimo alla cittadinanza una fruizione sostenibile e inclusiva delle spiagge pubbliche del mare, con particolare attenzione a tutti i cittadini che restano in città nel periodo estivo. C'era anche il sindaco De Caro con loro a festeggiare. Sembra che l'estate prosegua, nel senso che oggi è una bella giornata di sole, c'è un bel mare calmo, ci sono tante persone. Finisce l'animazione delle spiagge pubbliche cittadine, quelle con la sabbia, con l'impegno l'anno prossimo di proseguire questa attività che in questi giorni, in questi mesi ci ha fatto divertire, ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare, ci ha fatto fare attività fisica la mattina con risveglio muscolare, con l'acqua gym. Gli operatori impegnati quotidianamente hanno organizzato sessioni di risveglio muscolare, ginnastica dolce in acqua, balli di gruppo, giochi sociali, torneo, esibizioni per la festa finale in compagnia di Elsa di Frozen e Belle della Belle e la Bestia. È stata un'estate bellissima, ci siamo divertiti un sacco e la gente ha apprezzato tantissimo perché abbiamo trasformato appunto le spiagge baresi in veri e propri villaggi turistici, quindi abbiamo dato anche la possibilità a chi non può andare in vacanza di divertirsi a pochi passi da casa. Quindi una vera e propria giornata da villaggio, una grande festa per chiudere l'estate 2023.